Nei giorni scorsi è stato lanciato un allarme che proviene da uno dei luoghi simbolo della nostra città. Stiamo parlando della farmacia degli incurabili che dopo i crolli del pavimento ha registrato anche delle crepe e dei cedimenti all'interno della struttura di grande interesse storico. Naturalmente c'è chi si sta mobilitando, quindi oggi Federfarma Napoli e Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli si mobilitano proprio a sostegno del complesso monumentale, dove i danni causati da incuria e anche abbandono potrebbero e rischierebbero di pregiudicare la stessa storica farmacia. Diamo il buongiorno a Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli. Buongiorno, buongiorno, ben trovato presidente. Ben ritrovato. Dunque, allora, giorni scorsi in realtà si sono registrati dei cedimenti all'interno proprio della struttura, all'interno del complesso monumentale. Lei, presidente di Federfarma, si mobilita affinché tutto possa tornare come prima. Io soprattutto sono estremamente preoccupato perché al di là del danno che oramai è avvenuto ma è certamente riparabile, sono, ripeto, preoccupato perché la parcellizzazione delle responsabilità unita alla parcellizzazione delle proposte di risoluzione della criticità rischia di allontanare enormemente il problema. Come Federfarma, per Federfarma, per i farmacisti italiani, non solo napoletani, la farmacia degli incurabili è un luogo dello spirito, oltre che un sito di grande patrimonio storico. È il cuore della farmacia, batte alla farmacia degli incurabili. E quindi non possiamo assolutamente pensare che si perda tempo oppure si litighi, come già sta avvenendo, sulle responsabilità tra il sindaco e il presidente della regione, perdendo tempo e allontanando le soluzioni. Federfarma, unitamente all'ordine, si è dichiarata immediatamente disponibile di intervenire anche economicamente per mettere in sicurezza il patrimonio dei vasi, degli alborelli contenuti nella farmacia. Presidente, lei ha già anticipato una domanda che stavamo per fare, cioè in che modo appunto Federfarma insieme con l'Ordine dei Farmacisti intende mettere una... La mia proposta fatta al presidente, al direttore generale, anzi al commissario dell'ASL Napoli 1, dottor Ciro Verdoliva, con il quale, che devo dire la verità, dal primo momento ha sempre seguito il problema, era di prendere un box in una blind house e di mettere lì in sicurezza i vasi. La sovrintendenza, che è uno dei partner per cui il problema è reso complesso, in quanto tutto il sito degli incurabili afferisce a una serie di responsabilità: il presidente della regione, il direttore generale dell'ASL Napoli 1, il Comune di Napoli, la Curia Arcivescovile, naturalmente la sovrintendenza e il Faro d'Ippocrate, che è l'associazione che promuove, protegge a sostegno e sostiene e gestisce di fatto tanto la farmacia degli incurabili quanto la Cappella dei Bianchi, in uno però lì con la Curia Arcivescovile, e il Museo delle Arti Sanitarie che stiamo promuovendo oggi, avendo la farmacia degli incurabili una intoccabilità e una sacralità. Come si è giunti però a questo, cioè fino a questo stadio? Perché comunque ricordiamo che le sale di quella che era la spezieria del XVI secolo, caratterizzata da maiolica e legni intarsi, erano state riaperte nel 2010. Che cosa, ecco, dopo 9 anni, come si è giunti purtroppo a questo stato? È una storia che si ripete. A Napoli, quando si pensa di toccare il fondo, si scopre sempre che c'è un sottofondo. A Napoli, quando si parla di suolo, spesso si dimentica che c'è il sottosuolo. E il sottosuolo di Capo Napoli, cioè della collina sacra di Napoli, della collina nella quale è nata la Napoli greca e sulla quale sono posizionati dei siti di interesse storico museale incredibili, e purtroppo è stata coinvolta negli anni da tutta una serie di violenze, di speculazioni, dagli scavi
legittimi, per carità, della metropolitana, ma soprattutto a una cattiva gestione di tutti i sottoservizi che percorrono quell'area. Presidente, ci arriviamo tra un secondo perché abbiamo un collegamento telefonico, lo abbiamo al telefono. Gennaro Rispoli, che è direttore del Museo delle Arti Sanitarie. C'è, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e al professore Michele Diorio. Che è... Ciao Gennaro. Buongiorno. Direttore, buongiorno a lei. Grazie, grazie. Allora, ci dovranno essere degli interventi in qualche modo di ripristino di un luogo simbolo del nostro capoluogo partenopeo che ha visto il passaggio di numerose pellicole, di documentari, insomma, che fa capo alla nostra storia, alla storia della nostra città. Sì, sì, certamente, però è chiaro, come già accennava Michele Diorio, in realtà il problema è un po' più complesso, perché quello comunque è un ospedale che ha 500 anni, quindi al di là della farmacia, che è la bella signora, la bellezza assoluta, che ha attratto ovviamente turisti e anche registi importanti, in realtà c'è tutto un clima da recuperare. Ecco, in che modo farlo? In che modo farlo, recuperarlo? Adesso, in questo momento, diciamo, sì, l'ospedale è il territorio. È come se ci fosse un ballo, perché tra l'altro devo dire, quello è un ospedale speciale, un ospedale cosiddetto del centro storico di frontiera, l'ospedale di Caponapoli, ma comunque ha una tradizione antichissima. Moscati, Cardarelli, Pietro Castellino, Leonardo Bianchi stavano tutti là. Quello è l'ospedale più importante del Regno delle Due Sicilie, e devo dire che dal 1860 nessuno più ci ha investito granché. E oggettivamente la situazione è delicata, perché la collina sta determinando dei problemi abbastanza seri. Però devo dire pure che non c'è monumento più sotto controllo della farmacia degli incurabili, e nel senso che almeno da quando noi l'abbiamo adottata e riaperta al pubblico, veniva visitata dalla sovrintendenza, dai tecnici dell'ASL, ma anche da gruppi di volontari, di geologi. Ci sono però progetti e progetti a decina che in effetti non sono stati mai iniziati. D'altra parte, prima di iniziare bisogna fare una fase di monitoraggio, che adesso forse può essere, ahimè, più vantaggioso, perché l'ospedale è vuoto, e quindi ovviamente si può entrare nei garage sottostanti, sia la chiesa dove c'è stato il crollo, sotto la farmacia storica, e quindi si possono fare finalmente degli interventi da sotto, che, come diceva Michele, il problema è sottosuolo. È sottosuolo quello il problema. Intanto sono stati fatti tanti appelli anche da parte della cittadinanza, che, ecco, vive quegli spazi. Sicuramente è una battaglia che non vi fa sentire soli. Lei però sa che questa questione è diventata anche un po' politica, no? Con questa querela che comunque è continuamente presente, attuale. Lei personalmente che cosa chiede alla regione, al comune, o eventualmente anche al governo nazionale? Noi ovviamente cerchiamo di ovviamente che nessuno sfrutti i disastri di Napoli, non vorremmo che si verificasse come dopo il terremoto. Ecco, noi siamo attenti e siamo buoni custodi, diciamo così, della memoria storica. Tra l'altro io dirigo un museo che raccoglie carte e documenti e farmacie antiche, e voi avete in sala il farmacista più autorevole e più antico come storia, che è Michele Diorio. Cioè, noi siamo un museo di storia delle arti sanitarie, quindi certo, della medicina, anche con il senso di maturo, Presidente, ovviamente. Della farmacia. Antico, che evidentemente. Grazie, la ringraziamo per questo intervento telefonico. Grazie, Gennaro Rispoli. Dateci una mano e mi raccomando, lo stiamo facendo adesso in diretta, un grosso grido di dolore, ma anche raccogliete il nostro atto d'amore. Questo è un luogo sacro che non sicuramente deve... Condividiamo il suo pensiero. Grazie al direttore del Museo delle Arti Sanitarie, Gennaro Rispoli. Grazie, buongiorno. Buon grazie ancora, Presidente. Io concordo sulle parole sull'atto d'amore, perché in realtà è proprio d'amore. Questo, perché si tratta di un luogo animale. La farmacia degli incurabili, peraltro, va ben oltre la storia, il museo, l'emozione che suscita, l'attenzione e l'ispirazione che ha dato recentemente a Osbetec. Che esatto, lì, la BBC, che anche, lì la BBC, Piero Angela, Alberto Angela, e il solo nome Napoli Velata del più recente film di Osbetec nasce proprio dal velo
che dal velo di stucco, che ha tutto un significato evocativo, simboliche. Perché è il velo che i cittadini dell'epoca del Settecento napoletano scostavano per approdare, per passare dalla inconsapevolezza alla consapevolezza della scienza. Quindi esistono una serie di magie, ma peraltro la farmacia degli incurabili è qualcosa di più. Vede, in tutto il mondo la categoria dei farmacisti e la categoria dei medici sono sempre stati in perenne conflitto e competizione. Basti arrivare alla Roma dei Papi, dove i papi dedicarono due chiese separate, sì, ai farmacisti e ai medici per evitare che ci fossero litigiosità. La farmacia degli incurabili invece rappresenta la perfetta sintesi e luogo di scambio e quindi di esaltazione delle capacità tanto dei medici quanto dei farmacisti, dove praticamente si mette in pratica una collaborazione forte, importante. Il medico cura, il farmacista si prende cura. Presidente, un'ultimissima battuta, perché è interessante anche capirlo, la sua azione in campo, anche dopo le parole del direttore, domani, che cosa cambierà da domani mattina? Allora, posso dire da cosa mi auguro cambi da domani sera. Domani sera ci possiamo accontentare di domani sera. A dispetto della partita del Napoli, al quale auguro i più grandi successi, noi ci incontreremo intorno alle 19 nel Museo delle Arti Sanitarie. Gennaro Rispoli ha coinvolto uomini della cultura, dell'arte, nella farmacia, nel Museo delle Arti Sanitarie, proprio per creare una sorta di tavolo dei servizi, per mettere tutte le capacità, tutte le menti, tutti gli amori che ci sono per Napoli in batteria e far sì che i problemi si risolvano. In questo momento non si esaltino le responsabilità amministrative sulla omessa o cattiva gestione della struttura, ma si parli semplicemente di soluzioni. Peraltro, essendo il sito degli incurabili inquadrato nel progetto UNESCO, paradossalmente per la prima volta si potrà fare senza bisogno di pensare alle risorse economiche, rispetto alle quali comunque i farmacisti di tutta Italia sono pronti a dare il proprio contributo, a patto che si chiarisca chi fa cosa e quella cosa che c'è da fare in quanto tempo la divisione fa. Dei doveri. Grazie. Grazie al nostro ospite, grazie a Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli, per essere stato in nostra compagnia. Pubblicità.